Ma funziona. Sì, prova. Sì. Ringraziamo No, Luigi anzi. Morrone. Il prossimo a parlare è... È Daniele Laganà, fondatore del Cervo Bianco, associazione che si trova a Mergellino. Laganà farà una riflessione sul testo L'Occidente contro l'Europa di Piero Sella e sugli insegnamenti ascetici di Cotreano. Allora, buonasera e grazie. Io voglio cominciare questo incontro con nuovamente ricordando la figura del padrone di casa, di Pietro Golia, Che è presente. che è presente con noi, perché questa non è soltanto una libreria, questa è una casa di tutti quelli che appartengono a un certo ambiente. E io da ragazzino venivo qui, frequentavo qui, e come tantissime persone, e ci siamo formati in questo luogo che è veramente un tempio di una visione del mondo, che è Bravo, stato un luogo dove imparare, Pietro, che è bravo, 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 bravo
pensare a dei ragazzi che erano pieni dell'ardore, dell'azione. Che come sappiamo quando è frenetico, quando diventa frenesia dell'azione, è semplicemente una reattività sterile che fa il gioco delle forze che si vorrebbero combattere. Lì si capiva, si insegnava, qui si insegnava a pensare, a fermarsi, ad avere una visione più calma, ad acquisire quella fredda lucidità e presenza del pensiero che non si getta immediatamente nell'azione, ma che comprende davvero il significato e fa fluire questa azione da dentro di sé. Ricordo Pietro perché in occasione questo convegno in realtà nasce da un libro che Pietro ci obbligò a leggere in un certo momento, che è il libro di Piero Sella, un testo assolutamente da leggere. So che dovrebbe essere in corso una ristampa con un Sì, aggiornamento. infatti. Piero Sella, L'Occidente contro l'Europa, e questo testo ci fu presentato in una serata memorabile all'Hotel Excelsior, all'Hotel Mediterraneo, pardon, qui nella sala conferenze, in occasione della prima guerra del Golfo. C'era l'autore, e questo tema fu ripreso, fu sentito. Ecco, la questione nasce da questo punto. In realtà, noi oggi che siamo da una discussione che è nata un po' su Facebook, no? Oggi noi in questo anno stiamo ricordando la fine del primo conflitto mondiale. E qui si pone dinanzi a chi appartiene a una certa visione del mondo una duplicità, una problematicità. Ci Perché si questa per inchina l'antisemita dinanzi al sacrificio no. eroico dei soldati del Piave, ci si inchina dinanzi all'eroismo di chi ha versato il proprio sangue nelle trincee di quella guerra. Ma d'altra parte, però, occorre, per chi appartiene appunto a una visione del mondo, fermarsi un attimo e comprendere le ragioni che in realtà erano alla base di quella guerra, di quel primo conflitto mondiale. Perché, come giustamente è stato ricordato nell'intervento precedente, è la prima rivoluzione, la prima guerra civile tra i popoli europei. Ma io direi qualcosa in più. In realtà la prima e la seconda guerra mondiale sono l'una il complemento dell'altra. La seconda guerra mondiale interviene a completare il discorso che si era potuto solo iniziare in occasione della prima guerra mondiale. Un discorso scientemente preparato, il discorso che appartiene al nostro tempo e che ha radici lontane e che tende a creare quel dio infame che si chiama economia e che tiranneggia il nostro tempo, e che distrugge quella che è la dignità dell'essere umano, la consapevolezza dell'uomo quale essere superiore, quale essere che ha in sé un anelito profondo verso la sacralità e verso lo spirito, che è la vera ricchezza del popolo europeo. Le due guerre mondiali sono in realtà più che una guerra civile tra popoli europei, perché lo sono stato, ma in realtà Contro erano precedenza una guerra contro l'Europa condotta dal figlio che si ribella al suo padre, da quella nazione americana che era stata e che è quello, il punto di ritrovo di tutto ciò che fuggiva dall'Europa, di tutto lo scarto un po' di quella che era la cultura europea, delle popolazioni europee, e che andava lì con l'idea di creare, di imbastire la grande vendetta.
Monroe, il quinto presidente americano, aveva portato avanti la tesi di un isolazionismo americano e di un isolazionismo per conseguenza europeo. L'America doveva occuparsi delle questioni che svolgevano il loro continente, l'Europa, gli europei, di quello che accadeva in Europa. Ma in realtà quello era un modo per prendere tempo, era un modo per prendere tempo e per preparare invece quello che con la prima guerra mondiale poi sarebbe diventato il grimaldello, il pretesto per entrare per permettere all'America di entrare in Europa. Cioè quella grande politica portata avanti dalla finanza e che si era servita dell'Inghilterra, di Londra, oggi si sposta e trova la sua santa alleanza in America. E per comprendere cosa è stata la prima guerra mondiale, per comprendere cosa è stata la seconda guerra mondiale, dobbiamo vedere il terzo punto, il terzo dei 14 punti della dottrina Wilson, dove si dice, tra le varie questioni che andavano a risistemare le vicende europee, e già abbiamo visto che il Trattato di Versailles viene a rompere una tradizione antica, cavalleresca, tra chi è sconfitto e chi vince una guerra. E si crea quella che è una vera e propria barbarie, creando stati, inventandosi posizioni, umiliando un popolo che, tra l'altro, materialmente parlando, era stato anche vincitore della prima guerra mondiale, perché la Germania, come scrive Piero Sella, in realtà addirittura aveva conquistato, si era allargato con gli alcuni effetti della pace di Brest-Litovsk, con il ritiro della Russia. Viene umiliata questa nazione perché serviva il pretesto perché l'opera non poteva concludersi in un solo punto. E qual era la questione? Qual è il terzo punto della dottrina Wilson? Avere, abbattere tutte le barriere economiche, di libero scambio economico. Questo era il pretesto mediante il quale bisognava andare a portare l'invasione dell'Europa da parte di quella che era oramai l'espansionismo finanziario, economico, americano. L'America aveva bisogno di aprire questo bacino europeo, aveva bisogno di. E così noi assistiamo a un colonialismo davvero particolare, perché se il colonialismo fino a quel punto si era svolto da parte di nazioni civilizzate, spesso popoli più arretrati, noi oggi invece vediamo questo colonialismo americano che si è svolto verso nazioni che avevano, verso un continente che aveva una cultura, una civiltà millenaria. L'Europa si è forgiata, sì, nella filosofia greca e nel diritto romano, ma l'Europa è anche la grande sintesi della cultura mediterranea e del pensiero nordico, di quella passionalità, della creazione artistica tipica del calore del popolo mediterraneo, con la freddezza olimpica, direi, del pensiero che poi fu alla base dell'idealismo come grande prodotto di quella che fu la cultura tedesca. Allora, il discorso ha in realtà proprio questa ragione precisa. La seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale sono i due punti mediante i quali si va ad operare una precisa azione contro l'Europa. Si va ad operare in maniera diretta perché, ovviamente, cosa era accaduto nel frattempo? Che la Germania e l'Italia cominciavano a sviluppare un tipo di economia che si opponeva a quella che era la cultura liberal capitalista che si stava affermando. E questo non poteva essere concesso. Questo andava contro quello che era il presupposto della dottrina Wilson e che era praticamente era il vero scopo, l'anima profonda che veniva portata nei due conflitti mondiali. E oggi a noi cosa ritorna di tutto ciò? Oggi noi che ci troviamo a vivere nell'epoca di questo grande supermercato, anzi di questo discount chiamato Europa, in cui la dignità delle persone è svenduta per poco e niente, per noi oggi qual è il punto da portare avanti? Quali sono le prospettive? Ecco, siamo in un'epoca di grandi cambiamenti. La Francia, vedete cosa sta accadendo in questo momento. Anche l'Italia, una situazione politica in fieri che sta cominciando a far vedere forse delle prospettive che fino a qualche tempo fa non erano sospettabili. Ma dobbiamo ricordarci una cosa, che come ci ha insegnato la storia, chi detiene le leve del comando, chi ha quella finanza senza volto, perché non ha terra, non ha identità, quell'asservimento al dio denaro, ci ha insegnato che il modo migliore
per vincere una scommessa è quella di puntare sempre su entrambi i cavalli in corsa. Cioè, noi sappiamo già dall'epoca della battaglia di Waterloo e ancora prima che l'unico modo sicuro per vincere facile è scommettere da entrambe le parti. Tanto dopo il ricatto economico riuscirà a corrompere l'animo del vincitore, anche se è il nostro più grande nemico. Allora, noi dobbiamo oggi anzitutto avere dinanzi un obiettivo. Dobbiamo anzitutto comprendere, dobbiamo liberarci di quella fasulla ideologia sociologica di derivazione marxista che ci fa vedere in quel Dio astratto chiamato società la leva degli eventi. No, è l'uomo che fa la società, non è la società che fa l'uomo. Ci siamo piegati a questo principio e lo abbiamo reso reale. Lo abbiamo reso reale quando in realtà non è la verità. È l'uomo che fa la società. È l'uomo che crea la storia. Quando fu chiesto a Mussolini di dire cos'era il fascismo, lui disse una cosa molto semplice. Il fascismo nacque da un bisogno di azione e fu azione. Il fascismo, cioè, in sostanza interveniva nell'idea di ritenere, di mettere nuovamente l'uomo padrone del proprio destino, liberato da questo demone chiamato economia, liberato da questo demone chiamato società, che in realtà è il prodotto, la grandiosa creazione, la creazione artistica di un uomo veramente centrato in se stesso. E la soluzione per questo tempo, infatti, ce la dà Codreanu. Cornelius Codreanu, che disse né idee né programmi, ma uomini nuovi. Ecco la grande battaglia. Noi finché perdiamo il tempo dietro le idee, dietro la necessità di formulare programmi, di chiederci qual è la forma migliore, il modo diverso per agire, in realtà noi dimentichiamo una cosa semplicissima. Assistiamo a conferenze in cui si fa un discorso molto approfondito, molto ampio, molto bello, per esempio sul tema del signoraggio, no? Sul signoraggio bancario. Un discorso fondamentale, importante. Poi però magari chi lo ha fatto esce di qui, noi stessi che abbiamo ascoltato quell'incontro, abbiamo fatto nostro quell'idea, usciamo di qui e andiamo a contare lo spiccio, ci andiamo a guardare il nostro piccolo interesse privato. Ed ecco allora che c'è una profonda contraddizione. Ed è questo che noi dobbiamo liberare. Evola diceva, prima di pensare ad azioni esteriori, spesso dettate soltanto da momentanei, facili entusiasmi, bisogna pensare all'azione su di sé, contro tutto ciò che è sfuggente, informe, borghese. Il demone dell'economia, il demone dell'usura, il demone del danaro. E qui mi verrebbe da citare la guerra del sangue contro l'oro, ma potrei citare il Vangelo e potrei dire oddio Mammona e avrei detto esattamente la stessa cosa. Oggi la battaglia è lì e se noi non comprendiamo che questa battaglia anzitutto va vinta dentro di noi, recuperando quel senso di verticalità dell'essere umano, e qui non si parla, il nostro gruppo è un gruppo che affronta ovviamente il discorso della tradizione da un punto di vista della disciplina iniziatica, no? Ma non è di questo che noi stiamo parlando. In questo campo. Quello che noi ci proponiamo invece è un'ascesi tesa a una formazione metapolitica. Ci proponiamo quella che Codreanu definiva, incarnò nella sua vita ed Evola, il pagano Evola, che incontrò Codreanu, lo definì il Codreanu legato alla tradizione cristiana ortodossa, lo definì l'essere più spirituale, l'individuo più spirituale che io abbia incontrato. C'è colui che deve essere oggi capace di incarnare il senso dell'aspirazione all'eterno e all'infinito, che è il segno profondo della cultura europea, contrapposta alle civiltà mercantilistiche. Noi viviamo sotto, abbiamo vissuto e viviamo tutt'oggi sotto il ricatto dell'economia, per lunghissimo tempo con la guerra fredda in cui la Russia è stata contrapposta, il blocco sovietico è stato contrapposto a quello occidentale. Noi abbiamo creduto di dover fare una scelta, in realtà non ci siamo accorti, come giustamente invece faceva notare Evola, Gianni Saggi della Nuova Antologia, che americanismo e La bolscevismo stessa cosa. sono i due volti della stessa medaglia, di un uomo economizzato, di un uomo schiacciato, di un uomo livellato verso il basso. Dobbiamo vincere l'attaccamento al denaro.
Dobbiamo riprendere il destino della nostra vita, in mano le redini della nostra esistenza e quindi per conseguenza essere esempio, battere nella realtà, portare innanzi le idee che noi incarniamo in prima persona dentro di noi. L'idea è quella chiara, questa battaglia antica, le due guerre mondiali non sono sconnesse l'una dall'altra, assolutamente. Basterebbe anche notare, con questo faccio un piccolo passo indietro, che però serve per ricordare questo passaggio. L'idea è, tenete presente che già nel secondo conflitto mondiale, e Piero Sella documenta nel suo testo in maniera puntuale, precisa, con fonti, questo passaggio. Gli americani fecero di tutto per permettere ai russi di avanzare fino a una certa parte di conquista in Europa. Rallentarono, si fermarono, perché esisteva un progetto politico e si sbaglia chi crede che le due guerre siano casuali, in realtà seguono davvero la stessa logica. Allora oggi in cui c'è un grande tempio di cambiamento, noi dobbiamo fare nostra questa idea, sentire che questo cambiamento accade, viverlo. L'ascetismo di cui dobbiamo portare avanti non è un ritirarsi dal mondo, è un essere nel mondo senza appartenere al mondo, senza farsi coinvolgere, senza farsi travolgere da quelle che sono le logiche e le dinamiche. Allora dobbiamo diventare noi, coloro che guidano quelli che sono i fatti che accadono nella storia, come loro hanno fatto attraverso il dio denaro, corrotti nell'animo da quello che è l'ideale del dio denaro. Oggi invece a noi, in cui l'Europa, in cui nel mondo si manifestano dei segnali e dei fermenti di cambiamento, ora più che mai spetta a noi l'idea di ricostruire una addirittura interiore, spetta a noi l'idea di guardare all'esempio. Codreanu è un faro da questo punto di vista, Evola è un altro faro che ha delle indicazioni estremamente importanti, dobbiamo guardare tutto ciò per ricostruire questo aspetto. Per vincere Chi è Codreanu? l'attaccamento al significato interiore Chi del è denaro, Codreanu? chi è Codreanu? Questo Codreanu chi è? Chi sarebbe? Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà questo Codreanu? Dobbiamo invece riappropriarci, qua, al di là dello scherzo e della battuta, dobbiamo davvero Certo. riappropriarci di questa profonda identità di chi ha segnato la vita, di chi ha sacrificato la propria vita su queste idee. E dico questo e concludo, lo dico in una città, Napoli, che ha visto studiare, formarsi e crescere colui che, per ragioni diverse, ma in realtà combatteva lo stesso demone, combatteva lo stesso dogmatismo e chiusura di pensiero, colui che anche in passato è stato capace di sacrificare la propria vita in nome di un ideale più grande, che fu Giordano Bruno, il filosofo che seppe affrontare l'oscurantismo e il dogmatismo della Chiesa, che seppe affrontare quello che era un mondo di chiusura per riaffermare la dignità dell'uomo, per riaffermare la dignità dell'uomo che sa guardare in alto, che sa risvegliare quella fiamma spirituale dentro di sé, che sa riconquistarsi la dimensione della verticalità. Questo è l'esempio che a noi occorre oggi. Formazione di noi stessi, proprio nel tempo in cui tutti gli eventi scorrono. Solo così potremo contrapporre un centro, una direzione a questo fluire senza che siano i soliti volti, i soliti giocatori d'azzardo che dietro le quinte della storia vadano a impossessarsi anche delle forze migliori del rinnovamento che oggi possono manifestarsi. Io vi ringrazio e lascio la parola al prossimo oratore.